Allora, io sono Maurizio De Doni, sono un medico pediatra, lavoro in prima clinica pediatrica qui a Cagliari e da oltre 20 anni mi occupo di HIV infantile e adolescenziale come responsabile del centro appunto pediatrico cagliaritano. Polo positivo è il nome che insieme a un gruppo di amici abbiamo deciso di dare ad un'associazione che sta nascendo e che si propone come punto di riferimento appunto per bambini, adolescenti e giovani adulti sieropositivi all'HIV. Allora, conosco Domus de Luna perché già l'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, abbiamo avuto modo di collaborare, di sfruttare questo bellissimo posto per presentare al pubblico un libro dal titolo Vivere la sieropositività. In quell'occasione appunto abbiamo avuto modo di conoscere voi e Ugo Bressanello e da lì è nata subito una speciale sintonia perché ci siamo resi conto che avevamo degli interessi in comune e abbiamo iniziato un percorso di conoscenza e di collaborazione che adesso appunto grazie all'aiuto di Domus de Luna ci sta portando a lanciare, diciamo così, l'associazione. Riguardo al problema della sieropositività, penso che probabilmente dipenda da certe politiche in ambito sanitario che forse non sono state seguite con tenacia, con costanza, fanno sì che i nostri giovani e successivamente anche i meno giovani abbiano una scarsa sensibilità al problema appunto dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili in generale e non percepiscano il reale rischio che queste entità possono rappresentare. Infatti, uno degli obiettivi che con modestia ovviamente ci ripromettiamo di perseguire con l'attività associativa è anche quello di rilanciare le campagne informative, educative, di lavorare nell'ambito della prevenzione. Ho avuto modo di verificare, di toccare con mano che non solo a Cagliari, ma direi in tutta Italia, credo quindi conseguentemente nel mondo, c'è veramente intorno al problema della sieropositività e soprattutto di quella infantile e giovanile un mondo bellissimo che gravita intorno a questa realtà. E voi direi che in questo momento ne fate parte anche voi.